Con Marco Chiappetta, regista del film Santa Lucia, al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da Double Line. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Tutto bene, grazie. Raccontiamo questo film a chi ci ascolta. Santa Lucia, il mio primo film, racconta la storia di uno scrittore cieco, ormai là con gli anni, che torna a Napoli dopo molti anni di esilio in Argentina. Torna nella sua città natale per la morte della madre e insieme al fratello, un ex musicista che invece è sempre rimasto in città, ripercorre un viaggio della memoria nei luoghi della sua giovinezza che non può più vedere essendo cieco, ma che può riscoprire attraverso gli altri sensi, la memoria e l'immaginazione, alla ricerca del motivo per cui è scappato tanto tempo prima. E quindi lo troviamo a girovagare insieme al fratello in questa città diversa da quella che conosciamo nella solita Napoli, soleggiata e colorata, ma una Napoli molto crepuscolare e quasi deserta. Come era nata l'idea? L'idea è nata nel 2012, io all'epoca avevo 20 anni e stavo a Parigi per studiare e mi mancava così tanto la mia città che per gioco mi trovavo a camminare sul lungo Senna, chiudevo gli occhi e immaginavo di trovarmi a Napoli. L'odore e il suono del fiume nella mia immaginazione diventavano il mare, ho iniziato a immaginare la storia di un uomo che tornasse dopo tanto tempo nel suo luogo natio e dovesse riconoscerlo con gli altri sensi, non più con la vista, quindi con una città diversa, una città che ricorda, immagina piuttosto che vedere. Da lì poi, tornando a Napoli, ho elaborato questa sceneggiatura che piacque subito ai produttori e ha avuto poi un percorso molto lungo di scrittura nel corso degli anni. La scelta del cast? La scelta di Renato Carpentieri e Andrea Renzi nel cast derivano soprattutto dal fatto che sono tra gli attori più importanti della scena teatrale e cinematografica napoletana e avevo bisogno di attori che avessero quella intensità teatrale, soprattutto per l'idea stilistica che avevo del film e anche per reggere l'impatto drammatico che avevo previsto nella storia. Con Renato Carpentieri e Andrea Renzi ci siamo incontrati a inizio 2020, le riprese erano previste per il marzo 2020, ma furono poi ovviamente rinviate a causa della pandemia e c'è stato un lavoro anche là di preparazione di tipo teatrale, con letture e prove, prima ancora di arrivare sul set. E devo dire che la collaborazione con loro è stata molto forte, questo dialogo con attori di altre generazioni rispetto alla mia, è stato un banco di prove, una scuola per me molto importante. La scrittura ha avuto una lunga fase di elaborazione, lavorare poi al film com'è stato, oltre che con i due protagonisti? Non solo, la scrittura ha subito varie versioni, nel senso che l'ho cresciuto nel corso degli anni e come tutte le opere prime è stata molto lunga la gestazione nella ricerca dei finanziamenti, nella scelta del casting e poi tra le tante difficoltà che poteva avere un'opera prima girata all'epoca che avevo 29 anni, oltre a tutte le difficoltà del caso, sono state quelle della pandemia, quindi girare in un determinato contesto storico in una Napoli che effettivamente si è rivelata deserta come quella che avevo immaginata, è stato complicato e anche molto stimolante perché tutta una serie di limitazioni che c'erano imposte dal momento storico che vivevamo, ma anche dal terrore appunto di vedere il set interrotto tutti i giorni, dal fatto che non sapevamo se potevamo continuare o meno a girare, è stato paradossalmente una grande energia sul set, quindi non solo con gli attori e con altri veterani della troupe, è una troupe interamente composta da buona parte dei collaboratori dei primi film di Sorrentino e anche di Mario Martone, c'era anche una troupe di giovanissimi, quindi c'è stato questo cortocircuito generazionale in un determinato contesto come quello pandemico, ha creato una sinergia incredibile che non sospettavo. Quale percorso distributivo avete immaginato? Trattandosi di un'opera prima, di un film d'autore, anche a suo modo di ricerca, il film ora inizierà un percorso nelle sale, soprattutto nelle grandi città, dove sarà in programmazione già a partire dal 3 novembre, nel caso di Napoli e Roma già dal 2, e a mano ci estenderemo macchia d'olio su tutta l'Italia, è solo l'inizio di un percorso che speriamo ci porti lontano e il più a lungo possibile nelle sale di tutta Italia. Ci dai tutti i riferimenti internet? Io sono presente sui social col mio nome Marco Chiappetta, sia su Facebook che su Instagram e anche la casa di distribuzione Double Line è presente sia su Facebook che su Instagram. Lì ci sono tutte le informazioni sulle sale, sugli incontri col pubblico che faremo già a partire dal 2 a Napoli, in seguito andremo a Roma, al Cinema delle Province, al Cinema dei Piccoli, mentre a Napoli saremo al Cinema Vittoria. Venerdì 4 saremo al Cinema Orione di Bologna, Milano sabato 5 al Cinema Anteo.
domenica saremo a San Giovanni Persiceto in provincia di Bologna al Cinema Giada e infine martedì al Cinema Massimo di Torino. Il film Santa Lucia al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da Double Line. Un saluto e un ringraziamento alla regista Marco Chiappetta. A presto! Grazie mille.